È ora la volta dell'isola di Veglia. Ci imbarchiamo nello scalo di Merag e lasciamo alle nostre spalle l'isola di Cherso. Dopo una ventina di minuti sbarchiamo a Valdisca. Arroccato su un promontorio alto 80 metri, Castelmuschio è il primo paese che andiamo a visitare. L'impronta veneta la troviamo nel campanile dell'inizio del XVI secolo e nella loggia della città alla sua destra. Molto semplice la facciata della chiesa di Santa Maria Assunta, di origine romanica del XIII secolo e ristrutturata nel XVI. Particolarmente elegante il rosone di inizio 400. Lasciamo Castelmuschio e ci dirigiamo verso Verbenico, la capitale dell'ottimo vino bianco secco Zlatina. Il paese si trova a una cinquantina di metri sul mare. Percorriamo una salizada, parola in lingua veneta che sta ad indicare una strada lastricata. Il campanile del 1500, la chiesa della Santa Vergine Maria del 1300 e la loggia formano un complesso armonioso. Il bragozzo raffigurato nella vetrata della chiesa ci ricorda la vocazione marinaresca della popolazione. Ci dirigiamo verso la capitale dell'isola e incontriamo il castello di Salatic, che ora domina sui vigneti. Ci imbarchiamo ora per andare a visitare l'isoletta di Castione. L'isola, coperta da una fitta macchia di vegetazione, è una riserva naturale con oltre 500 specie. È sede di un monastero francescano del XV secolo, il cui chiostro è ricco di suggestione. Nel museo possiamo ammirare una serie di modellini di barche, fra le quali il bragozzo. Pelig e il trabaccolo, navi da pesca e da trasporto simili a quelle dell'altra sponda dell'Adriatico. Poche miglia e attracchiamo a Veglia, dove incontriamo l'appassionato artigiano Zelikos Komercic, con il quale continuiamo la panoramica sulle imbarcazioni del Golfo del Quarnaro. Le barche tipiche qui di Veglia erano le passere, le gaette, le uti, poi dopo, già come peschereggio, viene il famoso bragozzo. Il bragozzo è un peschereggio che è venuto qui circa 300 anni fa con i pescatori di
di Chioggia che sono venuti qui e sono rimasti, si sono sposati, non so. E così anche il tipo di imbarcazione era stata qui da noi. Fino agli anni 60, qui nel porto di Kirk c'erano circa 20 ancora, però con i motori dopo. Questo è un leut nostro, delle isole di Coronate, tipico così, grezzo abbastanza. Questa parte resta chiusa e questa la lascio aperta così per vedere la costruzione. Questa è una gaeta, anche abbastanza tipica per le nostre parti qui. Era fatta di quercia e di pino, sempre con la vela latina. Questa è la braziera, che erano anche tantissime qua delle nostre parti. È una barca che aveva le dimensioni circa 12-13 metri, la proporzione della lunghezza e larghezza era sempre 1-3. Poteva avere la vela latina, la vela, sì, vela al terzo, giusto. Davanti avevano prima il pelliccione e dopo facevano le teste dei padroni, giocavano un po'. Però questo davanti era per proteggere la asta di prua, che l'acqua non entri dentro, perché di sopra marziva il legno. Questo è il trabacolo, che era anche usato praticamente solo per trasporto delle merci. Aveva due vele al terzo, poi la grandezza arrivava fino a 23-24 metri di lunghezza. Era usato in tutto l'Adriatico, però più nel nord, vuol dire Laguna Veneta, Istria, qui Quarnaro e Dalmazia. Questo davanti è un'autoscultura, quando ero ancora coi baffi neri. La capitale dell'isola vista dal mare è caratterizzata dall'imponente apparato di fortificazioni iniziate con la costruzione del castello da parte dei Francopan, alleati della Serenissima, e successivamente ampliato dagli stessi veneziani nel XV e XVI secolo, quando presero possesso dell'isola. Il León in Moeca, inserito nel torrione del castello dei Francopan, domina sulla piazza denominata Camplin, il Campiello. Lì vicino la torre adibita a tribunale del 1191. Si staglia sulla piazza grande la Magna Porta Civitata, porta della città e torre di guardia. Sulla vera di pozzo il leone marciano, lo stemma con l'anno 1558 e l'immagine di San Quirino, patrono della città. Qui avevano la residenza i governatori di Venezia. Molto originale il complesso composto dalla chiesa dell'Assunta del XII secolo, la cappella romanica di San Quirino e il campanile del Cinquecento. Una lapide del 1706 è dedicata al Doge Alvise Mocenigo, Duce Veneziarum. Veglia vanta origine romana con il nome di Curicum. Fu la splendidissima Civitas Curictarum,
e tracce dell'antico splendore ne incontriamo dappertutto, dal pavimento di un bar all'incrocio stradale fra il Cardo e il Decumano. È giunta l'ora di lasciare Veglia e le isole del Quarnaro, terra e meta della spedizione marittima del doge Pietro Orseolo II. Era il giorno dell'ascensione dell'anno 1000 e aveva appena celebrato la cerimonia dello sposalizio del mare.